preso da Sappada con Matteo Petrucci. E però adesso ci spostiamo nel ritiro dell'Empoli. Non abbiamo visto quali sono le abitudini sul campo d'allenamento grazie ai nostri due inviati speciali, capitano Davide Moro e Valditori. Lascio la parola a voi. Albergo Alessandra, l'albergo storico dell'Empoli, qui c'è Alessandra e qui c'è il grande Simone. Questo è il posto dove noi riposiamo dopo l'allenamento. Lo esploriamo molto bene. C'è chi riposa, che è quasi nessuno. C'è chi gioca a carte, c'è chi ascolta musica, c'è chi gioca a play con grandi partiti, c'è chi perde le chiavi, per esempio. Noi andremo su nelle camere all'improvviso perché non sanno che stiamo andando, quindi potremmo trovare anche sorprese. Eccolo, questo è il grande portiere Bassi che sta giocando, non so, sta guardando il telefono. Questa è la camera mia di Bassi, qui c'è io, il 99% del mio tempo lo spendo. Perché fate presentare lui? Lo spendo con i miei idoli, i Dream Theater. Ciao, ciao Davide. Ma ti comprometti che stanno dai 20 ai 30, vai. Stavo a dormire, sta sognando ancora, sta sognando, lasciamoli dormire, vai più. Lui, di solito giochi tutti i giorni, giochi, oggi fai finta di dormire, vai. Guardate il foglio ora, è una costante, ma carone a me. Gioca a carte, ma puntualmente sempre a me. Poi c'è sempre il nuovo arrivato a carte, che si dichiara sempre con i grandi due, è giusto. E poi qua il talento delle carte, lui è cresciuto all'oratorio con le carte, Francesco Ciccio. Questo è il luogo dove noi facciamo colazione e la merenda prima dell'allenamento. Ovviamente se alla mattina scendiamo sulle 8:30-9, si mangia un po' di frutta, un po' di yogurt. Poi dopo ci sono le signore ci preparano il cappuccino, il caffè latte. Magari la brioche è meglio non mangiarla, maccheroni che in genere è lui che pulisce sempre tutto il banchetto, mangia poco, mangia, nel senso che c'è la sala per riunioni dove ci ritroviamo prima delle partite, dove il mister ci illustra alla lavagna tutto il nostro modo, dove scende in campo, come dobbiamo comportarci in campo. Abbiamo un po' scherzato, siamo andati sulle camere robe varie, però adesso è importante anche riposare perché poi ci aspetta che viene l'intitudi, è un'annata durissima, perché la Serie A è la Serie A. Cosa ne pensi, diciamo, di questa parte delle ciabatte che comunque mi metterò le scarpe, così non so neanche come vedere. Sarà un'annata magica, un'annata difficile, ci stiamo preparando al meglio, come ha detto lui al di là degli scherzi, dobbiamo farci trovare pronti il 31 agosto perché è un campionato che molti di noi non conoscono neanche. Siamo carichi, abbiamo l'entusiasmo a mille, stiamo lavorando a mille e contiamo di fare un bel lavoro perché per noi la salvezza sarebbe come vincere un mondiale. Continuiamo così, vai. Grazie. Ciao, ciao. Grazie a voi, siete stati bravissimi. Quando smetterete di giocare, un futuro assicurato da inviati per Moro e Valditori nel ritiro dell'Empoli. Ringraziamo l'Empoli, ringraziamo Ilaria Masini che ha seguito la giornata e il ritiro. Adesso ci